Non semplice rintracciare il vero significato racchiuso nelle opere di Piero Dorazio, eppure volendo rimanere fedeli alle stesse parole rilasciate dall'artista alla critica in numerose sue interviste, l'arte astratta altro non parlerebbe che di Piero Dorazio stesso, giacché colore, movimento, materia si fondono per trasmettere sensazioni vere e reali. Ed è quello che traspare dall'opera intitolata Ab Ovo, risalente ai primi anni Ottanta, in cui l'autore pare voler riecheggiare il movimento delle onde sullo schermo di un tubo catodico, attraverso l'alternarsi di bande orizzontali a un susseguirsi di fitte fasce di pennellate multicolore che creano un senso di movimento discendente e quasi riescono a far percepire all'osservatore quel tipico rumore talora promanante dai monitor dei vecchi televisori. Parlare della pittura di Dorazio significa parlare della sua vita. Una passione che nasce da un profondo desiderio di trasgressione e di evasione da quella che negli anni del secondo conflitto mondiale era una cultura paramilitare che inculcava la violenza e la guerra. E quello che era il clima cupo e tragico della guerra, Dorazio cerca di annientarlo attraverso una perseverante ricerca della luce. Lo studio del colore per l'artista è inscindibile dall'esperienza della luce. Tema che egli stesso riconduce alla propria infanzia. E alle ore passate a sorvegliare il gioco alterno della luce e delle ombre. Se volete rimanere aggiornati, seguiteci sul nostro sito www.8900.it e sui canali Instagram e YouTube della Galleria.